Il CUR oggi apre le porte a tensioni con un evento culturale e artistico. Cosa rappresenta, insomma, anche questa per questa struttura universitaria questa nuova apertura, che è anche un po' un nuovo percorso, se vogliamo? Sì, beh, è un'altra di quelle esperienze che ci consentono, ecco, di aprire una sede così importante per l'Università Rudigina all'arte, alla cultura, quindi rientra in pieno in quello che è la nostra missione, anche l'impegno che ci siamo presi, far vivere la nostra sede agli studenti, ma anche alla città, al territorio. Quale occasione migliore di un festival, diciamo, delle arti con le tensioni, che anno dopo anno si sta consolidando e crescendo? Partenza ufficiale per il Festival Tensioni, siamo a Palazzo Angeli per la prima volta aperto ad un evento culturale e artistico di questo tipo. Insomma, perché iniziare da questo spettacolo intitolato Subita Demenzia? Intanto devo ringraziare l'assessorato alla cultura nella persona della dottoressa Benedetta Bagattini e il CUR per aver aperto le porte di questo splendido palazzo alla danza. E Subita Demenzia è una coreografia di Antonio Taurino, che parte dal mito di Orfeo Euridice, partendo dal mito poi scritto da Virgilio. Pensavamo che fosse particolarmente interessante collocarla come apertura, perché è la discesa negli inferi alla ricerca di Euridice e quindi, come dire, la possibilità di abbandonare il certo per l'incerto. Ed è forse quello che è un po' il tema del festival di quest'anno: che cosa ci aspetterà con le nuove tecnologie, con le nuove realtà, e quindi, insomma, partire dall'antico per andare verso il futuro.